vi dico che la crisi finanziaria deve ancora venire, ve la metto in una cifra, così la capite benissimo, chiaro. I cinesi, torno loro, hanno nei loro forzieri 3 trilioni di dollari del debito americano. 3 trilioni vuol dire 3.000 miliardi di dollari del debito americano. Perché? Perché gli americani sono stati in piedi, letteralmente, si sono sostenuti perché la Cina gli comprava il debito. La Cina gli comprava il debito perché gli conveniva, ovviamente, perché questo faceva girare la domanda americana sull'economia cinese, e quindi la Cina cosa faceva? Faceva camminare l'economia americana e poi gli comprava il debito in modo che potesse continuare a produrre consumo di merci, no? E quindi in questo modo la Cina ha accumulato 3 trilioni di dollari del debito americano. Però, attenzione, nel 2007, quando la Cina ha cominciato a capire che gli americani non sono più in grado di pagare e ha cominciato a preoccuparsi perché il dollaro può cadere, cosa ha cominciato a fare? Lentamente ma inesorabilmente ha smesso di comprare il debito americano. Vi do le cifre. 2007, la Cina comprava il 47% del debito americano, certificati di credito del tesoro del Federal Reserve americano, cioè della banca centrale. Nel 2008 la Cina ha comprato solo il 20%, cioè meno della metà. Nel 2009 la Cina ha comprato il 5%. E questo cosa significa? Significa che siccome la Cina non ha comprato più il debito americano è rimasto lì a svolazzare nelle casse americane. E non, siccome non lo pagano, non sanno più che farsene. E quindi l'anno scorso, a dicembre, hanno stampato 600 miliardi di dollari. Stampato. Cioè hanno immesso sul mercato 600 miliardi di dollari per pagare lo debito, cioè si pagano lo debito stampandosi i dollari. Capite cosa sta succedendo? Uno dice, siamo diventati matti. No, no, è esattamente così che funziona. Sono loro i matti, noi non lo sappiamo, ma loro sono i matti. Noi siamo matti se glielo lasciamo fare ancora per un po'. Ma siamo in una situazione che è pericolosissima perché il potere delle mani di un gruppo di persone che sono ormai irresponsabili, che sono spinte da un meccanismo che loro stessi hanno creato, che si rompe ormai, e che quindi è chiaro che se non li fermiamo prima, noi andiamo verso una guerra inesorabile. Una guerra, ripeto, non una piccola guerra, una grande guerra, con le armi atomiche, per intenderci. Io direi, osservate quello che sta succedendo, perché quando dicevo che l'impero si sta sgretolando sotto i nostri occhi, ho in mente tutta una serie di esempi, ve li metto per la vostra riflessione. Si decide la guerra alla Libia, chi la decide non è chiaro, diciamo che l'ha decisa l'ONU, ma insomma, la decisione dell'ONU è un suicidio dell'ONU, perché è stato approvato un documento che nega le Nazioni Unite, risoluzione 1973, che autorizza l'intervento contro uno Stato sovrano, che non stava minacciando la sicurezza e la pace internazionale, perché erano problemi interni che stavano succedendo. Quindi in violazione della Carta delle Nazioni Unite, ma lasciamo i dettagli. Allora, la situazione si presenta così. Da un lato comincia la guerra in Libia, dall'altro lato ci sono le rivolte nel mondo arabo, tutti i sintomi. Dall'altro lato salta Fukushima, dall'altro lato c'è la crisi dell'acqua che incombe. Tutti i segni di una crisi che sta velocemente arrivando davanti alle nostre coste. Sintomi che non sono apparentemente controllabili, non si capisce bene chi è che sta guidando la danza, non c'è nessun ordine. L'impressione che io ho è che sia piuttosto una guerra per bande, tutti contro tutti, non c'è nessun controllo secondo me, qualcosa sta rompendosi. E questo indica una cosa piuttosto interessante, che noi continuiamo, molti di noi continuano a pensare che la crisi avverrà in termini, come dicono i matematici, o lineari, cioè noi siamo abituati a pensare in termini di continuità, non sarà così. La crisi avverrà per collassi, uno dietro l'altro, collassi come quello del Giappone, che non è semplicemente il numero di centrali che saltano per aria, che peraltro ci dicono che sono 4, sono 11 le centrali giapponesi che sono saltate fuori da controllo, 11, 5 delle quali hanno già fuso il nocciolo, quindi altro che Giappone. Molto oltre Cernobbio. Quindi non sono soltanto piccoli dettagli, qui salta per aria un intero paese di 100 milioni di persone, il Giappone 100 milioni di persone, ed è un collasso improvviso,
è come uno tsunami, sì, letteralmente, ma questa volta uno tsunami economico, come si farà? Come potrà riprendersi Giappone? Una grande potenza del mondo, fino all'altro ieri era uno dei 7 paesi più potenti del mondo che improvvisamente ci crollano anche gli occhi. E sarà lunga, sarà dura, sarà difficilissimo, moriranno milioni. Perché, come ci raccontava un professore nostro iscritto di alternativa, il professor Renzetti, diceva questa battuta, quando tu spari un colpo alla parata, o vedi al cinema uno che spara un colpo, gli vedi il buco, un colpo di pistola, gli rompe, lo uccide, rompe il corpo, esce il sangue, uno spettacolo tremendo, lo vedi. Ma quando sei colpito dai nuclei radioattivi, non lo vedi, ti arriveranno addosso i proiettili, ti entreranno dentro il corpo, li mangerai, li respirerai, questo non lo vedi, quelli che vedete in televisione moriranno tutti. Tutti quelli che avete visto in televisione, intorno a quelle centrali, sono tutti morti. Non si vede, camminano. Capite cosa sta succedendo? Siamo sospesi a un filo, perché viviamo in una società estremamente complicata ed estremamente costosa. E nel momento in cui non saremo più in grado di reggere questa complessità, si romperanno questi meccanismi. Faccio sempre l'esempio, uno dice, ma che cosa pensiamo, che cosa ci adattiamo, che tipo di confronto facciamo? Pensate all'impero romano. L'impero romano crollò nel primo secolo e mezzo dopo Cristo. Ci sono voluti 11 secoli per ritornare al punto di partenza. 1100 anni. L'umanità è andata indietro per 1100 anni. L'intera civiltà romana è sparita, perfino le strade romane sono sparite. E noi viviamo in una società tecnologica ancora molto più complicata di quella romana, e molto più fragile. Ecco, questo è questo quadro che io vi volevo presentare. Quindi questo quadro implica che noi dobbiamo riflettere a quale sarà la nostra vita. Ci vuole una transizione, questa vita è finita, comincia una transizione verso un'altra società che non sarà più quella precedente, perché quella precedente era basata sul consumo spropositato di energie fossili, che quando non ci sarà più, non sarà più riproducibile. Non tutte le energie sono uguali. Qual è l'energia che ci resterà? Il sole. Quella ci resterà. Ed è più che sufficiente per sopravvivere, ma richiede un cambiamento tecnologico gigantesco, perché non lo puoi, il sole lo puoi mica mettere dentro il serbatoio della benzina. Si potrà fare. Ci vorranno dei nuovi impianti, ci vorrà un'intera riorganizzazione sociale. Le automobili di cui ci gioviamo oggi finiranno, diventerà tutta ruggine. Nel corso della prossima generazione, massimo 30 anni, le automobili saranno diventate dei residuati bellici. È un'altra vita quella che ci aspetta. E a questa vita ci dobbiamo attrezzare. E torno a questo.